contro il Torino, obiettivo del Pisa era la vittoria per staccarsi dal terzetto di coda. Più per sfortuna, diciamo, che per demerito, si è dovuto accontentare del pareggio, dopo essere stato sotto per mezz'ora buona. La doccia fredda al terzo, Dossena Selvaggi che entra in aria e tira. A salvare Mannini ci pensa al palo, ma irrompe Schachner ed è l'1-0. Da questo momento in poi, escluso questo tiro da fuori di Dossena, l'incontro si gioca ad una porta, quella di Terraneo. Va sotto Kift, ma si ritrova per terra. Poi ci prova Scarnecchia ed il portiere Granata è bravissimo. Al 40° ancora Scarnecchia per Kift e l'olandese, in contrasto con Dannova, rotola. I nerazzurri reclamano il rigore. Agnolin fa proseguire. Cross di Sala per la testa di Kift. La palla a Berggren ed è il pareggio. Nella ripresa la musica non cambia, anzi i pisani alzano il volume e a Granata gira la testa. Dossena prova ad ordire un filtro a centrocampo, ma i nerazzurri lo saltano regolarmente alla ricerca del raddoppio con Criscimanni e Kift. Non ci riescono, anche perché il Torino è squadra troppo esperta per lasciarsi sfuggire il pareggio. Grossa delusione quindi alla fine per i nerazzurri, visti anche i risultati delle altre pericolanti. Il pareggio infatti li inguaia ed il presidente Anconetani mette clamorosamente le mani avanti al microfono di Cirano Galli. Abbiamo informato prima telefonicamente e successivamente per iscritto l'ufficio inchiesta di due notizie che ci sono pervenute circa due presunti, dico presunti, illeciti che sarebbero stati commessi in queste ultime settimane relativamente alla posizione delle squadre di coda. Aspettiamo gli sviluppi perché noi abbiamo molta fiducia negli organi federali, in coloro che hanno la responsabilità di dirigere il calcio pulito, e faremo comunque tutto quello che ci è consentito dalla nostra forza del diritto perché non si insabbi niente.